L'aumento levato, come anche quello di preso, si fa estraendo una nuova maglia dal filo destro o dal filo sinistro della maglia del ferro precedente. Per aggiungere una maglia sulla sinistra della maglia che ci interessa, la lavoriamo e dopo averla lavorata prendiamo la parte sinistra della maglia del ferro precedente, la mettiamo sul ferro sinistro e la lavoriamo. Possiamo farlo anche in un altro modo. Infiliamo il ferro sinistro direttamente nella maglia sottostante e la lavoriamo. Per aggiungere una maglia sulla destra, solleviamo il filo destro della maglia sottostante prima di lavorare la nostra maglia, lo mettiamo sul ferro sinistro e la lavoriamo. Dopodiché lavoriamo la maglia che abbiamo scelto come punto di aumento. Si chiama aumento levato o mediano quello in cui gli aumenti si dispongono verso il centro del telo, cioè guardano in mezzo. Per farlo in simmetria, prendiamo una maglia come punto di riferimento, per esempio classiche tre maglie dal bordo, e dopo aver lavorato la nostra maglia, facciamo l'aumento lavorando la parte sinistra della maglia del ferro precedente, prendendola o direttamente con il ferro sinistro oppure sollevando questo filo e mettendolo sul ferro. Dall'altro lato, alla fine del ferro, l'aumento si fa prima di lavorare la maglia di riferimento, per esempio prima della terz'ultima in questo caso. Per un aumento levato o mediano doppio, scegliamo una maglia come asse e facciamo un aumento dalla maglia sottostante alla maglia che la precede, lavoriamo la maglia dell'asse e facciamo un secondo aumento lavorando la maglia del ferro precedente prima di lavorare la maglia che segue la maglia dell'asse. Cioè la maglia dell'asse rimane in mezzo, infatti aumento mediano, e gli aumenti si fanno sotto la maglia che la precede dopo averla lavorata e sotto la maglia che la segue prima di lavorarla. Fatti uno dopo l'altro, questi aumenti si notano perché formano dei bordi decorativi o delle linee di aumento, ma se li facciamo isolati non si notano quasi per niente.